hai tenuto? Dimmi, com'è? È trasandato, mal vestito? Com'è? Ma sì, è un po' trasandato, ma questo si può rimediare, anzi in parte io ho già rimediato. È un uomo su cui il morale può molto, sai, le cattive azioni che si vede costretto a commettere. Perché? Cosa c'è? Gioca, bara, ruba, cosa fa? Giocava, sì, ma non lo lasciano più giocare da un pezzo. Era di una tristezza che accorava. Sono stato con lui a passeggiare quasi tutta una notte lungo le mura. E tu non sei mai stato a Macerata? Io no, Carlo. Ti assicuro che è stata una nottata fantastica. Tra lo sprazzare di un miriade di lucciole lungo quel viale, accanto a quell'uomo che mi parlava con una sincerità spaventosa. E così come quelle lucciole mi guizzavano davanti agli occhi, lui mi faceva guizzare alla mente certi pensieri nascosti e inattesi dal più profondo dell'animo. Tale che a un certo momento non mi sembrava più di essere su questa terra, ma in una contrada di sogno, lugubre, misteriosa, dove egli s'aggirava da padrone, dove tutte le cose anche più inverosimili, più assurde, strampalate, potevano sembrare, e sembravano in effetti, normali, consueti. Egli se ne accorse, perché vedrai, si accorge di tutto subito, eh? E allora mi parlò di Descartes. Di chi? Di Cartesio. Sì, perché vedrai, anche di una cultura specialmente filosofica formidabile, sai? Mi disse che Cartesio... No, Maurizio, per l'amor di Dio, che cosa vuoi che mi porti di Cartesio adesso? Beh, lasciami dire un momento, ti importerà, vedrai che te ne importerà. Poi sentire, mi disse che Cartesio, scrutando la nostra coscienza della realtà, ed è uno dei più terribili pensieri che si possano affacciare alla mente umana, e cioè che se i sogni avessero regolarità, noi non sapremmo più distinguere il sonno dalla veglia. Non hai mai sentito quello strano turbamento che ti assale quando un sogno ti si ripete più volte? Ti riesce difficile dubitare che non ti trovi veramente davanti alla realtà. Perché appunto la conoscenza delle cose del mondo, la nostra conoscenza, è appesa a questo sottilissimo filo, la regolarità delle nostre esperienze. Noi che abbiamo questa regolarità non possiamo capire quali cose possono essere possibili per coloro che vivono al di fuori della realtà, come quell'uomo lì. A un certo momento di sicuro che mi fu facilissimo entrare a fargli la proposta. Sì, perché lui parlava di cose talmente inverosimili, talmente assurde, e a me sembravano assurde e inverosimili, e a lui invece talmente attuabili, che la mia proposta fu di una facilità che più ovvia, più piana non poteva essere. Sì, insomma, per dirti, di una ragionevolezza che chiunque avrebbe potuto accettare. Questo che... Ah, e stupisci? Non fui mica io il primo a dirgli di quella condizione del denaro, no? Dai, fu lui a dirmi che denari niente, non se ne doveva nemmeno parlare. E lo sai perché? No, perché? Perché è molto più facile, sostiene lui, essere un eroe